Quindi Eagles contro il Città di Minturno Marina nell'ultimo atto del campionato che assegnerà proprio la Coppa Provincia. Benissimo, squadre quindi in campo con l'Eagles Aprilia che attaccherà dalla sinistra verso destra dei nostri tedeschi, ricordando che le riprese esterne sono affidate a Gianfranco Marcello per Mondo Futsal. È tutto pronto. Eagles Aprilia Città di Minturno, dirige il signor Teseo della sezione di Ciampino, è pronto per dare il fischio d'inizio a questo ultimo atto del campionato di Serie D. Vanno a tardare ulteriormente questo inizio di gara, parte in questo istante. È l'Eagles Aprilia con Frioli a mandare con Felice. Brodella ci tira sul pallone ancora, torna in contribuente, rimpingua sicuramente il risultato. Benissimo, intanto c'è stata una conclusione di Brodella fuori dallo specchio della porta, difesa da Fontemaggi. Brodella a terra, sotto là il tiro, la rasoiata, palla che lambisce il palo alla sinistra, non è perso, è ancora Pintile che c'è, il palo dice no a Pintile, all'Eagles Aprilia. Marina, Raciotto più veloce, il gioco di gambe, lo smistamento per Pintile, ancora il palo, la rasoiata da parte di Boe sul pallone, gli si fa in incontro adesso. E c'è il retropassaggio, l'ingenuità, calcio di punizione, non poteva toccare il pallone Giulio, del fischio del direttore di gara, ci tira e c'è il gol, ma non c'è il gol, braccio alzato, c'è stata proprio un'ingenuità, hanno esultato ma il gol non è, è stato giustamente annullato. Minutaggio, tredicesimo minuto, c'è adesso la palla non trattenuta. Ancora a dialogare i due, finta di gambe, c'è il tiro da parte di Chiappiniello, la risposta di Fontemaggi. Ottima la stagione per il giocatore, c'è il gol, il vantaggio del Città di Minturno Marina direttamente sul calcio d'angolo. Quest'ultimo a Brodella, il tiro di quest'ultimo, respinto da Fontemaggi, riparte ancora la piglia, interviene, gli soffia il pallone, adesso Raciopo, ancora Frioli. Il tiro di Frioli, la risposta, la respinta di Caramanica che non allontanare sulla rimessa in gioco. Treglia, ma arriva la fine del primo tempo, le squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-0, decide fino a questo momento il gol di Chiappiniello al tredicesimo minuto. Squadre di nuovo in campo, Teseo dirige questa ultima sfida della stagione, parte in questi istanti il cronometro quindi di gara del secondo tempo. Adesso la possibilità con Martino e c'è il gol che dà il raddoppio alla Città di Minturno Marina. Era rimasto solo, ha avuto la possibilità, ha messo la palla in rete. Eagles Aprilia, Raciopo direttamente all'indietro, ci prova Pintile, ancora il palo con Caramorta, a volte è la terza volta che prende il palo, quindi forse per questo si stanno innervosendo. Terzo gol per Città di Minturno, quindi credo che sia finita, anche se comunque niente, tutto può succedere ancora. I giornali di Serie C2, per il Città di Minturno Marina, si aprirebbero le porte appunto per il campionato regionale. Pasticcio da parte dell'Eagles, poi all'indietro l'Eagles, mentre il Città di Minturno Marina che prova invece a andare avanti, Raciopo sta per sorprendere la difesa. Brodella direttamente in avanti, scodella Zottola, cerca di guadagnare campo e guadagna anche un calcio di punizione, gli soffia il pallone Zottola, la risposta di Fontemaggi. Via da giocatore Pintili, cerca lo spazio, la palla messa in mezzo, riconquistata, ancora la finta con il corpo, con le gambe, Caramanica non si lascia sorprendere, allontana l'insidia, Raciopo, riparte l'Eagles Aprilia, ha solo con sé Raciopo, ma il petto si ferma, si gira, guarda anche il piazzamento dei compagni, prova la conclusione e prova anche lui Cittarelli, grande assente di questa stagione nell'Eagles Aprilia, la rasoiata di Pintilie, minuto, due minuti più eventuale recupero da giocare. Ecco, arriva il gol, Pintile, due minuti, riapre le speranze a due minuti dalla fine per tutto. Brodella, palla scodellata e c'è la fine delle ostilità.
Città di Minturno Marina batte Eagles Aprilia 3-1, scusate, grazie ai gol al 13° di Chiappiniello del primo tempo, il raddoppio al 3° del secondo tempo di Martino, al 5° di Treglia e al 28° sempre della ripresa di Pintile.